Ciao a tutti, oggi sono in leggero anticipo e infatti non c'è nessuno, o pochi. Buonasera. Allora, intanto parto con le indicazioni. Ho preparato, allargo lo schermo, ok. Ho preparato il cerchio Pilates o una cintura agganciata, quindi che sia abbastanza grandina. Ciao Sandra, ci sei? Evviva! Stasera pochissima presenza, aspettiamo ancora 2-3 minuti perché... E poi se non avete il cerchio, ma utilizzate la cintura, vi serve vicino una sedia. Poi vi spiegherò perché. Perché il cerchio da schiacciare ha una certa resistenza, mentre la cintura questa resistenza non ce l'ha e quindi vi servirò della sedia. Ok? Sto inventando tutte le cose che posso avere in casa, che possiamo avere in casa tutti per fare una lezione col rotolo, ma non riesco a trovare una giusta alternativa. E c'è anche la Paola. Allora, la Paola e la Sandra ci siamo. Aspettiamo 2 minuti. Se mi volete raccontare qualcosa. Oggi sono stata pessima, non sono riuscita a preparare il calendario delle pillole, ma ce la farò. Ce la farò. Avete delle idee sull'orario in cui vi farebbe comodo queste dirette? C'è anche Lila. Queste dirette sul benessere. Delle mezz'orette, con degli esperti che rispondono alle nostre domande. Idee? Che domani così telefono e concludo? No. Io pensavo un orario presto, non troppo tardi, oppure subito alle 9, tipo dalle 9 alle 9 e mezza, oppure 7 e mezza, 8. Che è un orario un po' più, forse un po' più da cena. C'è l'Anna, c'è la Jo. Ah, tu dicevi Gianna, Jo, di usare il tappetino rotolato per il rotolo? C'è anche la Sabri. Stasera usiamo il cerchio, quindi vi serve una cintura. Vi faccio vedere. Io ho preso una cintura con la fibbia e l'ho vincolata all'ultimo buco, ok? Così viene un cerchio. Solo che chi ha il cerchio deve tenere sempre le mani e i piedi dentro. Scusate, chi ha la cintura. Chi invece ha il cerchio, quando facciamo le braccia, lo può anche schiacciare. E quindi, quando io dico col cerchio schiaccia, intendo questo con le mani a taglio. Quando invece avremo la cintura, intenderò sempre apri. Ok? C'è anche l'Anna. Ok, perfetto. Ok? Le dirette, le discussioni, appunto, stavo capendo un giorno della settimana un orario, non ho idea. Ciao Fede, datemi delle vostre desiderata, perché sarebbero delle mezz'orette, 40 minuti, insomma, non penso che il dialogo vada molto più in là di mezz'ora, 45 minuti, ok? Quindi volevo capire la serata, stavo pensando il giovedì, alle 7:30, non so neanche la disponibilità di queste ragazze. Comunque vi faccio sapere, se voi avete delle preferenze e delle domande da fare, fatemele avere prima che concordi con loro. C'è anche la Mary. Chi ha la cintura, mi raccomando, deve avere anche una seggiola. Quindi il kit stasera è seggiola, cintura oppure cerchio Pilates. Io metto tutto qua e adesso che sono le 30 posso partire con l'attivazione. Ormai sapete tutti quanti che possiamo partire con la ricerca. Giovedì verso le 21 per me è tardi, perché il giovedì è l'unica sera che non ho nulla da fare. Pilates, giovedì 21 è molto tardi. Sì, è tardi secondo me. Un altro giorno forse che c'è. Adesso ci rifletto anche in base alla disponibilità che mi danno le persone. Per me giovedì è il 21 un po' tardino. Però vediamo, sì, sarebbe 21, 24, 21, 45. Però non so. Anche l'Ilaria dice giovedì, va bene, ma prima le 21 tutti. L'unica sera che non ha nessuna lezione. Avete beccato proprio la sera che non ho nessuna lezione, che faccio il cittadino normale. Ok, martedì faccio la neva, lo sapete, no? Va bene, dopo decidiamo. Partiamo in piedi. Troviamo un filo che ci allunghi sul soffitto, che ci faccia sentire la nostra colonna vertebrale più alta e più leggera. Abbassate il mento verso la gola, tenendo la fronte parallela allo schermo, e sentite come il collo diventare più lungo, più leggero. Ok?
anche la Dani. Andiamo alla ricerca dei muscoli sottoscapolari e quindi una piccola rincorsa delle spalle verso le orecchie, una discesa marcata e profonda delle scapole, come nelle tasche immaginarie della schiena. Saliamo e scivoliamo giù, fino a fermare le scapole nel punto più basso, più centrale, dove le sentite più aderenti alla schiena stessa, oppure immaginate di stringere una nocciola tra la punta delle scapole. In questa posizione il petto starà aperto, la cervicale lunga, le spalle lontanissime dalle orecchie, le braccia morbide davanti al nostro busto. Ricordiamo che se sono dietro il nostro busto vuol dire che abbiamo impettito, no? Quindi abbiamo fatto ruoto le spalle dietro, che non è quello che stiamo cercando. Noi cerchiamo un'attivazione sul tra e sotto le scapole. Ok. Secondo muscolo posturale trasverso dell'addome, attivo un bustino di contenimento, lo stringo sul mio punto vita, la pancia diventa piatta, i fianchi compatti, la schiena assente alleggerimento e allenta. Fai questa attivazione 2 o 3 volte fino a fermarti a circa il 60% della tua possibilità di attivarlo, in modo che la pancia sia piatta, la schiena sia alleggerita, i fianchi siano meglio compatti. Terzo muscolo posturale, il pavimento pelvico. Sappiamo che per attivarlo partiremo dal pavimento e quindi vi consiglio di aprire le dita dei piedi come se volessimo trovare terreno. Apro le dita dei piedi e sentite che già questa apertura delle dita vi fa sbilanciare leggermente in avanti, alleggerendo i talloni, quindi sono leggermente sbilanciati in avanti, sblocco le mie ginocchia, spingo via il pavimento, a questo punto con l'avampiede, il peso sale attraverso le ginocchia sbloccate, quando arriva al bacino lo andate a raccogliere con una rete che si intreccia e si tende. La rete è il pavimento pelvico, quello che la settimana scorsa abbiamo chiamato, mi proteggo da un pugno che colpisce il basso ventre, tengo la pipì, faccio un fischio molto forte e poi faccio cadere. Ancora, apro le dita dei piedi sul pavimento, sblocco le ginocchia, spingo via il pavimento. Io vado anche a controllare di spingere sia col primo che il quinto dito, perché io tendo comunque a sbilanciarmi un po' fuori su un piede, un po' andando sull'altro, un po' ad alternare, quindi primo e quinto dito, spingo via, sblocco le ginocchia, il peso sale, lo raccolgo con una rete che si intreccia, si tende e si aggancia nel bustino, la protezione dal pugno del mio basso ventre, e poi rilasso. Quando rilassiamo sentiamo la gravità, quando reagiamo sentiamo la forza di reazione, la gravità. Ancora, andiamo a abbinare tutti i muscoli insieme, sbilancio il peso sull'avampiede aprendo le dita dei piedi sul pavimento, spingo bene con primo e quinto dito, sblocco le ginocchia, il peso sale attraverso le ginocchia sbloccate, arriva una rete che si intreccia e si tende e contiene il mio peso verso l'alto agganciando il bustino a sua volta va a agganciare le scapole in tasca e ritrovo il mio filo, sono in posizione neutra. Vado a porre attenzione al mio respiro toracico, ormai siamo abituati a tenere le mani sopra le ultime coste, se ve la sentite stasera provate a mettere una mano sul petto e una mano sulla pancia e controllare che queste due mani non si muovano, mentre devono sempre aprirsi le coste. Inspiro, gonfiando le ultime coste verso fuori e verso dietro, soffio l'aria dalla bocca. Inspiro, espiro, inspiro dal naso, soffio l'aria dalla bocca, inspiro dal naso, soffio l'aria dalla bocca. Ricordiamoci che proviamo a contare fino a 5, che sarà poi più o meno il ritmo dei nostri esercizi. Se vi gira la testa, espirate con meno forza. Cercate di mantenere l'inspirazione bella lunga e di velocizzare l'espirazione.
Ottimo. Piccolo riscaldamento con degli esercizi che non hanno sequenza, ma solo degli esercizi che ci serviranno poi quando andiamo a terra. Partiamo subito dall'elevazione sulle punte, dal riscaldamento delle braccia. Ricordiamoci sempre di bilanciare il peso tra primo e quinto dito e se è possibile tenere i talloni uniti. Le braccia salgono fuori a cavatappi e la punta delle dita delle mani tocca immaginariamente i lati, toccano immaginariamente i lati opposti della vostra stanza. Le spalle rimangono lontane dalle orecchie. Ok, teniamo le braccia qui e le portiamo avanti, sempre con le spalle lontane dalle orecchie. Immaginate adesso di avere un paio di occhiali di pietra e li andate a mettere sopra la testa. Cioè, quindi li voglio mettere come se fossero degli occhiali da sole a cerchietto. E poi li tolgo. Vengo qui vicino, mi metto vicino. Questo è il gesto. Voi siete in piedi, dovete fare gomiti alti, spalle basse, gomiti paralleli, quindi evitare di fare questo movimento. Stendo e torno. Stendo e torno. Mi è scomparso. Attenzione, continuate a stendere e tornare. Stendere, mi è scomparso lo schermo, scusate perché suona anche il telefono. Stendo, non vi dico da che regione mi è suonato il telefono. Stendo e torno. Stendo e torno. Stendo e torno. Adesso che abbiamo scaldato, vorrei che voi immaginaste le mani in questa posizione unite e che andassimo a schiacciare immaginariamente qualcosa sopra la testa. Ok, però in questa posizione, quindi ho preso le due mani, schiaccio senza avere movimento, sono statica in questa posizione. Ok, ho le spalle basse, le scapole agganciate tra di loro con la punta delle scapole più basso possibile, magari che stringe la nocciolina. Schiaccio come verso la fronte, immaginiamo qua di avere la pallina, la schiacciamo senza comprimerla e senza salire con le spalle, si capisce? E poi rilasso, quindi fuori l'aria schiacciamo questa pallina immaginaria tra noi, tra il palmo delle nostre mani, la nostra fronte e rilasso. Cosa devo sentire? Schiaccio, quindi le spalle che si abbassano, i gomiti che rimangono paralleli, le coste che si agganciano. Rilasso. Ancora, immagino di schiacciare questa pallina immaginaria tra le mie mani e la fronte. Schiaccio. Abbasso le spalle, aggancio le coste, tiro l'addome. E rilasso. Da davanti. Schiaccio, non apro i gomiti, tengo i gomiti paralleli. Le spalle si abbassano, le coste si agganciano e tiro gli addominali e poi rilasso. Ultima volta e questa pressione. Questo movimento ci servirà quando siamo sdraiati. Sentite che le braccia si sono appesantite. Ritorniamo al movimento in piedi. Quindi io ero seduta, ma voi eravate in piedi, quindi avete fatto questo tipo di movimento. Avete sentito anche i bicipiti sulle punte, torno giù, sulle punte. Giù, sulle punte e torno giù. Ottimo. Il bacino vi chiedo di mantenere tra le due posizioni che abbiamo imparato, cioè retroversione, secchio rovesciato indietro, secchio rovesciato in avanti, il più possibile il secchio in equilibrio, il più possibile le ginocchia sbloccate. Abbasso un po' la telecamera così si vede meglio il piede, un filino proprio. Tengo il bacino e comincio andando dietro con la mia gambetta e torno senza muovere il bacino. Dietro e torno. Dietro e torno. Quindi adesso sono i piedi, il mio dietro, facile capirlo. Quando sono sdraiato, il dietro è parallelo al pavimento. Ci siamo? E quando vado dietro non muovo il bacino e stringo il gluteo. Vedete che sto lavorando anche con la caviglia. Adesso mentre vado dietro,
stringo il gluteo e tiro l'addome, cioè controllo di non rialzare, di non essere qua. Ok, vado, torno. La gamba di terra è sbloccata ma reagisce, non cade, reagisce su. Quindi vado dietro e torno, vado dietro e torno. Non muovo il bacino, lo tengo fermo e fermo qui. E poi posso andare fuori e torno, fuori e torno. E anche qui non mi devo sbilanciare. Vedete che devo tenere anche un certo assetto rispetto alle braccia. Quindi non farò questo, ok? Non chiudo questo buchino qui, questa altezza di questo triangolo che si chiama triangolo della taglia. E quindi cerco di mantenere il bacino fermo e questa apertura al lato. E poi posso dire al mio piedino di ruotare verso l'esterno, così il gluteo senti che si lavora di più. E questo è quello che più facilmente facciamo da sdraiati. Se io volessi unire questi, e questo è il fuori, ok? Abbiamo visto il dietro e il fuori. Sempre con la puntina del piede rivolta verso l'esterno, in questo caso, che se fossimo sdraiati sul fianco sarebbe l'alto. Vado, torno, dietro, torno, fuori, torno. Voglio fare il lavoro, sentite come lavoro la gamba di terra, sta lavorando bene il gluteo, tieni sempre gli addominali. Voglio fare la diagonale, cioè a metà tra queste due posizioni, qui. Con la puntina bella diretta verso l'apice di questa diagonale senza muovere il bacino. E torno. Qui. E torno. Qui. Questo ci servirà per quando andremo sul fianco. Là. E torna. Là. E torna. Là. E torna. Riposiamo la gamba di terra, perché in realtà la gamba di terra ha lavorato tantissimo. E rivediamo con sempre il bacino né in retroversione né in antroversione, ma in posizione neutra, il dietro e torno, sblocco la gamba di terra e torno, dietro, torno, dietro, torno, dietro, torno, dietro, torno, ancora, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro e andiamo verso fuori cercando di mantenere non solo il bacino in retroversione ma questo rapporto, no? della schiena senza inarcarci. Vado, torno, vado, torno. Se vado fuori con la puntina del piede e facendo appunto vedere il bordo, la parte interna della caviglia, sentite come stringo di più il gluteo, ok? Stringo di più il gluteo, piuttosto che se vado solo così che sento di più l'esterno coscia, ok? Con la puntina, tac, vado a sentire di più il gluteo. Ricordatevi sempre che quando facciamo i glutei, l'ultimo, non dobbiamo stare attenti al ginocchio. Se il ginocchio è troppo rigido, dispendiamo energie nei muscoli della gamba e meno qua in alto nel gluteo, ma vedremo meglio durante la settimana come. La diagonale, quindi la diagonale dietro e torno, quindi non dietro, fuori, dietro, fuori, altri due, dietro, fuori, dietro, diagonale, adesso la metà, opla, ecco, qui attenzione al bacino, qui, dietro, ricordatevi anche quando saremo sul fianco, di cercare questo allineamento delle anche, sbloccata la gamba di terra, fortissimo il gluteo della gamba di terra, ma anche il tensore della fascia lata, quindi fianco, infatti anche gli adduttori, mentre la gamba, che è in movimento, ha proprio il cupolone, qui, ok? Ultimi due, l'ultimo, ok. Questi sono, non è un vero e proprio riscaldamento, è un assetto di movimento che ci serve poi per fare meglio gli esercizi dopo. Adesso andiamo a terra, quindi prendete il vostro cerchio o la cintura
iniziamo senza né schiacciarlo né aprirlo, lo usando come vincolo, quindi indifferente quello che avete. Metterò la testa, vicino alla mia sedia. Io metterò la testa lì e la sedia lì vicino, proprio in modo che da sdraiato potrò appoggiare le mani qui, ok? Chi ha il cerchio invece, il cerchio lo appoggerà, aiuto, non ci sto adesso in questa posizione in piedi, spero che si veda, in questa posizione in piedi sopra la testa. Quindi scegliete voi se il cerchio o la sedia, forse mi devo avvicinare un po', perché da qua non vedo più niente, ok? Questa posizione che abbiamo studiato, le mani sulla sedia. Questa sarà la seconda parte. Mi avvicino un pochino. Stasera, tutte le volte che faccio la domenica mi sbaglio dopo con la telecamera, non riesco a prendere le misure. Siamo qui, quindi avremo questa seconda parte. Inizio come voi con la cintura, immagino che molti di voi abbiano la cintura, io parto col piede sinistro e parto con lo stretching, per cui metto il cerchio o la cintura sotto alle dita, cioè non sulle, ma sotto la lunghezza delle dita, su quella parte terminale delle ossa del piede che si chiamano teste dei metatarsi. Ok, stendo bene il ginocchio, flat la caviglia, quindi piede più martello possibile, rilasso le spalle, affondo il mento verso la gola e ritrovo le formiche, fuori l'aria, rilasso le spalle e ancora provo a stendere il ginocchio, stendendo il ginocchio senti il polpaccio dietro la coscia, tirando la punta del piede senti dietro la gamba, quindi il polpaccio, ritrovando le formiche senti di più dietro la coscia. Cerca di rilassare le spalle, io tengo i pollici in fuori, le spalle rilassate, il petto aperto e le scapole bene in appoggio. Se è possibile, ma solo se è possibile, stendo la gamba fuori dal cerchio o dalla cintura, disegnando la lettera L. La stendo tenendo il tallone un po' aperto rispetto alla linea mediana che passa per il bacino, con la punta ruotata verso l'esterno. In questo modo aumenta lo stretching posteriormente della gamba che ho vincolato dal cerchio o dalla cintura e un pochettino comincio a sentire lo stretching in profondità dell'anca della gamba non vincolata dal cerchio o cintura, in questo caso la gamba destra, se avete fatto come me. Ogni volta che soffi l'aria all'esterno cerchi di migliorare questa sensazione di stretching. Mancano ancora due respiri. Uno ancora. Recupero la gamba piegata, a destra in questo caso. Tengo lì la gamba, ma tolgo la cintura. E se la cintura la appoggi sulla seduta e avvicini la sedia mettendo le mani sopra la sedia, immaginate la palla di prima che avevamo trovato i piedi. Se hai il cerchio, lo appoggi come se fosse una aureola sopra la testa e appoggi tutte e due le mani sulla maniglia superiore. E quindi, io immagino di avere la sedia, perché immagino che molti abbiano la sedia, cominciate a schiacciare o il cerchio o la seduta, tenendo le spalle basse, espirando. Tolgo la pressione, schiaccio sulla sedia mentre abbasso le spalle, affondo i gomiti verso le ginocchia, chiudo le coste, ritrovo le formiche e tolgo la pressione. Schiaccio la sedia o il cerchio, abbasso le spalle, affondo i gomiti verso le mie ginocchia, chiudo le coste, tiro il mio addome mantenendo le formiche, stendo bene il ginocchio sinistro, mantengo il ginocchio destro bello controllato e tolgo un po' di pressione. Ancora, schiaccio il mio cerchio, la mia seduta, tengo i gomiti paralleli, abbasso le spalle, appoggio bene le coste, attivo, appoggio bene le scapole, aggancio bene le coste, attivo il bustino mantenendo le formiche, stendo il ginocchio sinistro,
cerco di immaginare di toccare con la puntina del piede il soffitto, tengo la gamba destra sollevata e rimango qui con una piccola pressione. Mi raccomando, piccola pressione. I polsi non devono andare a fare questa sprofonda, queste pieghe, devono stare ben allineati, sia che abbiate il cerchio che schiacciate sulla sedia. A questo punto cominciamo a disegnare dei piccoli cerchietti che dovrebbero avere come centro la proiezione dell'articolazione dell'anca. Quindi sul soffitto proietti l'anca e cominci a disegnare dei cerchietti intorno. Più possibile cerchietti e più possibile cercando di controllare che il ginocchio destro non sfarfalli. Inspiro per metà cerchio, sempre spingo sulla seduta sul cerchio, tengo basse le spalle. Ottimo! E poi inverto la direzione di questo cerchio. Sempre inspiro per metà del disegno, espiro per l'altra metà, cerco di governare questa one leg circle controllando quegli addominali e muovendo la mia anca in maniera, cosa posso dire, pulita rispetto al suo centro. Non le disegno là sotto i cerchietti, ok? Cerco di mantenere come centro l'arco, quindi c'è questa parte faticosa della gamba che viene verso di voi e delle formiche che tenderebbero a schiacciarsi. Molto bene, fermo la gamba qui, controllo l'attivazione sulla sedia o sul cerchio, faccio un attimo di piede a martello, schiaccio le formiche, piede a ballerino ritrovo le formiche, martello schiaccio le formiche, giù nelle spalle, ballerino ritrovo le formiche. Adesso potete decidere se siete molto stanchi di piegare la gamba in 100 e ritrovare bene le vostre formiche e la vostra pressione e fare gli uncini. Partiamo da così e ne facciamo 5. Le abbiamo fatte l'altra volta sulla pallina, eh? Fuori l'aria. 1, 2, 3. 4, l'ultimo. Adesso vi chiedo, fermandovi qui, di provare a stendere di più il ginocchio. Può anche non essere completamente disteso come riuscite, mantenete le formiche e facciamo lo stesso tipo di movimento che abbia fulcro nell'anca. Vado giù fino a dove riesco a controllare le formiche. Non devo consentire che andando troppo in basso ci sia un arco di trionfo, non un piccolo tunnel. E quando torno su devo evitare di schiacciarle tutte. Quindi decidete voi che tipo di ampiezza, ma gestite il tunnel. Il che vuol dire il tunnel rimane costante, la mia gamba sale e scende distesa o più distesa possibile. Tira, tira l'addome, sia durante la fase di discesa che durante la fase di salita, non creare tensione sulle spalle. L'ultimo, quello che abbiamo chiamato ago di bilancia, quando abbiamo fatto bridge. Benissimo, fermo su, piego la gamba e riposino. Il riposino ci sta tutto e io vi chiedo di stendere la gamba sinistra, cioè quella che ha lavorato perché ha bisogno di fare stretching nei flessori dell'anca. Abbracciatevi quindi il ginocchio destro, tenete la gamba sinistra distesa, leggermente aperta con la punta del piede ruotata verso l'esterno, affondate il mento verso la gola, abbassate le spalle. Ok, fatemi anche una ranocchietta. Oh, sentite che bella differenza tra la gamba che ha lavorato e quella no. Si sente il bisogno di allungare perché abbiamo davvero controllato gli addominali, ma abbiamo anche attivato i flessori dell'anca, quindi ci sta questa sensazione di stretch marcata. Chiudo le ginocchia,
prendo con me il cerchio o la cintura e mi giro sul fianco, perché andrò a mettere il cerchietto tra le caviglie. Sposto la sedia, mi piedi sul rosso così mi vedete meglio. Ok? Sono così e ho tutti e due i piedi dentro, cioè tutte le caviglie, e due le caviglie dentro la mia cerchio cintura. Se ho il cerchio, sono appoggiata a terra spingendo la maniglia, e l'altra maniglia mi serve per aprire. Con la cintura un punto vale l'altro, non beccate la figlia che può essere più dolorosa. Testa allineata come se la testa volesse uscire dal collo, solleva il fianco, tira l'addome, stringi i glutei, extra ruota le due puntine, quindi io tiro anche la puntina sotto verso il pavimento, la giro, e quella sopra aperta. Già senti come i due glutei lavorano e come abbiamo bisogno del supporto dell'addome. Solleva il punto vita, questa gamba vuole aprire il cerchio o cintura, via, apro, ma quella sotto resiste, stendendo il ginocchio, tenendo la puntina, stringendo il glute, e questo è fuori, quello che abbiamo fatto fuori prima. Vado, e rilasso, vado, tira l'addome, mantieni il punto vita, tira fuori la testa dal collo, torna, vado, ruota la puntina verso il soffitto, torno, vado, ginocchio della gamba sotto bello disteso, torno, controllo sempre della tua pancia, del tuo bustino, torno, l'ultimo, vado e sto qui. Mentre sto qui, decido che posso sollevare la gamba sotto, stacco e vado su e torno lateralmente, su e torno, su e torno, su e torno, su e torno, fermo in alto, svincolo la gamba sotto che a tutti gli effetti mi fa da base d'appoggio. Cerco di non bloccare il ginocchio, lo sblocco un po', tengo la puntina extrabotata, sono nella fase 1 dell'esercizio 2 in piedi, cioè quello fuori, ok? Vado, su, senza inarcare la schiena, sento il gluteo, ma sento anche molto la parte degli abduttori, su. Abbiamo detto che volevamo andare un po' a sentire meglio nella diagonale e quindi vado indietro e vado, torno giù, in diagonale indietro, torno giù, l'esercizio numero 3 che abbiamo fatto in piedi, lo ricordate? Diagonale dietro senza inarcare la schiena, diagonale dietro senza inarcare la schiena, diagonale dietro senza inarcare la schiena, diagonale dietro senza inarcare la schiena. A questo punto il cerchio e la cintura non servono, non ve l'ho fatto togliere perché sennò sarebbe una pausa. Se riuscite a mantenerlo, mantenetelo, sennò potete appoggiarlo. Ok, da questa posizione mancherebbe solo, quindi la gamba in diagonale dietro, provare a piegare il ginocchio, il che fa sentire di più il gluteo. Quindi stringi il gluteo, tira l'addome, è partita la pubblicità, vi ha salvato della musica. Stringo il gluteo, tiro l'addome, tieni, piedi a martello, pancia forte, sollevo il punto vita, esce la testa dal collo, stringi. 3, 2, 1, ok, cerco di partire e riposo. Salvati dalla pubblicità della musica. Allungo, tiro via il cerchio. Come avete fatto a mandare pubblicità su YouTube, che era un sacco di tempo che non venivo più mentre facevo lezioni, invece stasera è partita proprio durante il tutto. Però abbiamo sentito come sia l'apertura vincolata, che l'elevazione di tutte e due le gambe, che poi andare a lavorare su un piano laterale piuttosto che in diagonale, attivi bene tutta la muscolatura, io la chiamo della cupola glutea. Un bello stretching in questa posizione. Ricordo sempre che da questa posizione possiamo con le mani a tuffo
andare a cercare l'apertura dietro. Che male non fa, anzi, dobbiamo mantenere un po' questa mobilità in diagonale. Molto bene. Ancora due respiri. Giriamo. Torniamo verso la camera, verso il video. Stendiamo la gamba sopra, pieghiamo la gamba sotto e veniamo a sedere. Prendo con il cerchio cintura, mentre sono seduta, porto la sedia dall'altra parte, ok, così che ce la ritroviamo, e andiamo a sederci in questa posizione. Sentite che il gluteo che ha lavorato, in questo caso a questa gamba, in questa posizione alla nocchia si sente proprio benino. Cresco con il petto, abbasso le spalle, sto un attimo in stretching. Prendo il cerchio e la cintura a portata di mano, vado poi a stendere tutte e due le gambine e a tenere col cerchio e la cintura come ancora, come anello che congiunga i piedi con le braccia. Mi metto un po' di piego così si vede meglio. Non lo metto sotto le dita, le metto un po' più in basso, metto i pollici fuori e tirando il cerchio e cintura verso di me cerco di aprire il petto e di crescere con la colonna vertebrale abbassando le spalle. Cresco con la colonna, abbasso le spalle, cresco con lo sterno, tiro l'addome, esco con uno dei piedi. Io sono uscita con il piede verso la sedia, ma poco importa, ok? Tengo una gamba vincolata. Vedete che ho il gomito piegato, la spalla vasta, il petto aperto. Vado a prendere una sorta di sega circolare, si chiamava la pilastra, la chiamava proprio così, e la metto sulla mia mano che ho disteso fuori. A questo punto cerco di venire in avanti e in diagonale vado a tagliare il mignolino e poi torno. Tutto questo senza sollevare il gluteo opposto alla torsione, al vincolo che ho col mio cerchio cintura. Quindi cresco, vengo in avanti col bacino, vado a tagliare in diagonale, inspiro e torno. Espiro e scendo. Questo si chiama in Pilates proprio the saw, la sega circolare. Ok, vado senza sollevare il gluteo opposto alla torsione, le spalle rimangono basse, lo sguardo va al ginocchio della gamba vincolata col cerchio con la cintura. Ultimi due. Senza, mi raccomando, sollevare il gluteo. E torno qui, avvicino le gambe, rimetto tutti e due i piedi dentro, mi giro un po' di sbieco così si vede meglio, cresco col petto, tiro la cintura, il cerchio verso di me, abbasso le spalle, sento la colonna andare verso l'alto, l'ombelico si apre in avanti, la codina cerca di emergere dal bacino per fare vedere, per farsi vedere a chi ipoteticamente è seduto dietro di me, le ginocchia sono distese. Cerco di tirare i piedi a martello in modo da fare una flessione delle caviglie. Lascio dentro, questa volta il piede verso la mia sedia, esco con l'altro, aggancio il cerchio e abbasso le spalle, fuori il braccio dalla parte opposta della sedia, controllo che il gluteo dalla parte dell'arto inferiore non vincolato sia bene, appoggio a terra e vado, giro e torno. Mi raccomando, non è una, cioè della fiamma, forse capisci meglio,
vado dietro e poi vado in avanti. Sono qui, vado prima in avanti e poi vado a cercare il piedino. Proprio come se volessi tagliare le dita. Ok, quindi prima in avanti e poi gesso in diagonale, giusto? Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Salgo. Tolgo il vincolo. Metto la testa dalla parte della sedia e il cerchio, cintura tra le caviglie. Andiamo a fare l'altro fianchetto. Ok, si vede? Insomma, la punta del piedino sotto, vado sotto la sedia con la testa, la punta del piedino sotto è bella puntata a terra, a martello, il ginocchio è disteso. La punta della gamba sopra è ruotata verso il soffitto. Apro, 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 tiro l'addome, attenzione a non avere le gambe indietro, non la schiena arcata. Apro, 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 torno, via. Apro, 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 torno. Ancora, apri, 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 torna. Apri, 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 torna. Apri, 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 torna. Apri, 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 rimani qua. Quando siamo qua, cerchiamo di staccare la gambina sotto, prendendo il carico non sulla schiena ma sugli addominali. Potete tenere anche la mano vicino all'ombelico nel caso vi aiuti senza buttare il tronco ed equiliamo con tutte e due le gambe senza buttare via il movimento, cioè l'accompagniamo. Op, torno, fuori l'aria, torno, fuori l'aria, torno. Sempre come se volessimo dilatare la cintura, aprirla col cerchio. Su, torno, su, torno. Fermo su, svincolo la gamba sotto che diventa una base d'appoggio. Il ginocchio, scusate, l'anca, il ginocchio e il tallone sono sulla stessa linea. La zona lombare è sotto controllo, non è troppo inarcata, non è troppo lisciata indietro. La punta del piede è ruotata verso il soffitto, il ginocchio è morbido, altrimenti sento tensione nella gamba. Vado su, su, su. Su, qui ci sono gli abduttori e il gluteo, ok? Quindi senti i tensori della fascia lata e il gluteo. Se il cerchio o la cintura ti dà fastidio, la puoi appoggiare, eh? Adesso devo andare più indietro, quindi nella posizione numero 3 che abbiamo fatto in piedi, senza inarcare la schiena e vado su, torno, su, torno. Controlla l'addome, mantieni il passaggio sotto il punto vita, controlla che la testa esca sempre dal collo. Che brutto stare sotto la sedia. La, torno, la, torno. La puntina ruotata, più la ruoti più senti il gluteo. Fermo su. Andiamo ora a piegare il ginocchio. Fate un piccolo controllino, il ginocchio dovrebbe essere più indietro rispetto alla vostra anca. Non vi dovete trovare col ginocchio avanti, indietro, indietro, indietro e sentite così anche toccando il polone che tira di più. Ottimo! Su! Ah no, vi avevo solo lasciato qua, vero, sull'altro telefono. Stringo il gluteo, piede a martello, punto vita sollevato, ma da qui ci sono mille esercizi, adesso devo solo attivare il gluteo, cerco di trovare bene un passaggio sotto il punto vita, il mio allenamento e poi stendo la gamba, piego e recupero. Ok, abbiamo altre due lezioni per aumentare questa bellissima sequenza. Stendiamo le braccia in avanti, il ginocchio si è appoggiato a terra, posizione di tuffo, col braccio più in alto andiamo a cercare il materassino dietro di noi. Io qui ho sempre il mio scrocchio, bellissimo. Vado, 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 vado.
respirate dolcemente, cercate di percepire questo allungamento e poi torniamo sempre altrettanto dolcemente. Questa volta ci giriamo sulla schiena, non andiamo a sedere e dobbiamo avere la nostra sedia a portata di mano, il nostro cerchio cintura. Andiamo ad agganciare la gambina destra, che è quella che ci mancava prima. Ricordatevi che qua abbiamo o la nostra seggiolina, o il nostro cerchietto, dove utilizzeremo. Stendo bene il ginocchio destro, cerco di tirare la punta del piede in basso, rilasso le spalle con i pollici in fuori, rilasso le spalle affondamento verso la gola. Abbiamo detto che stendere il ginocchio fa allungare il polpaccio dietro la coscia, tirare la punta del piede, il polpaccio, ritrovare il tunnel delle formiche sotto la schiena, fa allungare di più gli ischio plurali. L'orologio ha detto che abbiamo finito l'attività fisica perché stiamo facendo un buon lavoro. Affondo il mento verso la gola, se me la sento, stendo la gambetta non vincolata dal cerchio della cintura. Vi ricordo che ogni volta che espirate l'aria dalla bocca, cioè che soffiate l'aria, potete prenderlo come occasione per migliorare un po' questa posizione. Io aggiusto un po' il piede, stendo meglio il ginocchio, rilasso e affondo le spalle, apro di più il petto, cerco di affondare di più il mento verso la gola oppure di rilassare le spalle, proprio da rendere questo esercizio sempre in continua correzione. Cioè non è fermo, è sempre un movimento, un lavoro, un aggiustamento, una correzione dietro l'altra, in modo che cresca sempre la qualità dell'esercizio. Ci siamo, sentite come va bene l'allungamento sulla gamba, perché cerco sempre di migliorare qualcosina. Anche ad esempio immagino di far uscire una ragnatela dal tallone che si vada a incollare al soffitto, questo mi aiuta a percepire l'allungamento posteriore. Molto bene, recupero la gambetta che ho disteso, quella svincolata dal cerchio cintura, e vado a tirare via il mio cerchio cintura. Sulla cintura appoggio e metto le mani sulla sedia, sul cerchio faccio la posizione aureola e metto le mani sopra alla mia maniglia. Se invece la sedia, appoggio tutte e due le mani sopra la sedia. L'importante è che io dia una piccola pressione abbassando le spalle, affondando i gomiti verso le ginocchia, prendo il petto ma chiudendo le coste, trovando le formiche, stendendo il ginocchio, immaginando di toccare con l'alveo il soffitto e poi tolgo la pressione. Ancora, schiaccio la sedia oppure il cerchio, abbasso le spalle, apro il petto, stringo l'addome per servo le formiche, stendo il ginocchio, trovo il soffitto e poi rilasso. E ancora, schiaccio, abbasso le spalle, attivo le coste, sento le formiche, stendo il ginocchio, tocco il soffitto, tolgo un po' di pressione, l'ultima che andremo a mantenere, schiaccio, mantengo. E a questo punto comincio a disegnare dei cerchi che abbiano come centro la proiezione dell'articolazione dell'anca. Inspiro per metà cerchio, espiro per l'altra metà. Ricordatevi che i gomiti non si devono aprire, devono rimanere abbastanza chiusi tra di loro, e che le spalle non devono salire, devono rimanere lontano dalle nostre orecchie. Invertiamo, cerchietto, cerchietto. Poi se faccio fatica a avere come centro l'articolazione dell'anca, mi viene da farli lì sotto, allora fatemi più piccoli, però provate a farli sopra all'anca, non là sotto. Mi raccomando, abbiamo invertito il cerchio, altrimenti. E ricordatevi anche che c'è sempre una direzione più facile. Per noi è una direzione che è un po' più ostica, una gamba che è un po' più allenata, questa è sotto la mia caviglia, quella di terra, proprio un murino così.
Molto bene. Fermo al centro. Andiamo a piegare il ginocchio come abbiamo fatto prima, a ricontrollare la posizione della spinta o sul centro e sulla sedia. La gamba in posizione di uncino, la sizzle che abbiamo fatto la settimana scorsa dalla pallina. Giù e su uno. Controllo le formiche, tiro l'addome e mantengo la pressione. 3, 4 e 5. Se non ve la sentite, tenete la gamba piegata. Chi se la sente può decidere di farlo con la gamba distesa, sempre mantenendo il tunnel delle formiche, evitando, quando il piede si avvicina al pavimento, di trovare un arco troppo marcato al posto del tunnel delle formiche, evitando di schiacciare le formichine quando la gamba torna verso il soffitto, ovvero il tunnel rimane costante. Se la gamba è troppo pesante quando mi avvicino al pavimento, posso fare un'escursione più piccola, cioè fermarmi un pochino prima e tornare su. Ovviamente più l'esercizio è ampio, più è di difficile controllo. Ricordi anche delle spalle, dei gomiti che affondano verso le ginocchia, del ginocchio sinistro che rimane parallelo, non si affalla verso l'esterno. L'ultimo. Ok. Piego la gamba, l'appoggio, la stendo mentre abbraccio quell'altra. Ti ricordo che va distesa, leggermente aperta rispetto alla linea mediana, stante per il tuo bacino, con la punta del piede estremutata. Mentre la gamba che avevamo lasciato a terra, che dovrebbe essere al tuo sinistro, te la abbracci. Ok, appoggiamo tutti e due i piedi a terra, apro le ginocchia a rana, apro anche le braccia fuori. Wow, che bello stretching! Sentite che dopo questi esercizi ti servono, perché con questa posizione della gamba serve aprire l'angolo tra coscia e busto. Era più efficace con la pallina, ricordatevi la sequenza che abbiamo fatto nella settimana 9.2, siamo già alla decima settimana, 2, incredibile. Ora assumete una posizione comoda per voi, che può anche essere gambe piegate, gambe distese. 3 a 4 respiri, gonfiando e sgonfiando la pancia, proprio per fare uno scambio, escludiamo le mascherine, che siamo un po' contratti. Via, dei respiri profondi, gonfio la pancia. Sgonfia la pancia. Il primo, il secondo respiro, intanto continuate a sentire ostacoli nella cassa toracica. Poi man mano che lo fate, invece sentirete allentarsi la tensione e il respiro diventare più profondo e più lungo. Inspiro e soffio. Inspiro. Soffio. Inspiro. Soffio. Molto bene. O ruotate sul fianco, oppure attenzione alla sedia, se avete la sedia, utilizzate una bilancina corporea per venire a sedere. Con me il cerchio è sempre un po' duretta, anche perché abbiamo fatto questa sequenza. Vi vengo a trovare. Tutti stesi dall'esercizio, nessuno dice più niente. Allora, ecco la Sandra, siete sopravvissute? Sì, sì. Allora, c'è una proposta di giovedì verso le 21. Allora, raccolgo tutte le desiderata, poi farò una proposta per queste pillole di benessere. Finora ne ho individuate 3. Se riesco a concordarle tutte e 3, saranno 3 serate in cui possiamo... duretto, dice la Fede. Figurati, la prego di niente per la lezione, tutto questo benessere, questo allenamento. Ok, tipo orario di lezione.
19:30. Il lunedì si fa sentire, mi dice l'Anna WhatsApp, ma riesco a leggere tutto. Sì, sì, il lunedì si fa sentire sempre, anche se abbiamo lavorato anche domenica. Ragazzi e ragazze, anzi siete più ragazze, ciao a tutti. Ciao Sabri, ciao Gio, ciao Mary, ciao Paola, ciao Anna e anche l'altra Anna. Ciao Fede, ciao Ilaria, ciao Dani, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao Mary, ciao ciao, buona serata, mercoledì. Ciao ciao, lezione numero 2. Allora, quali sono gli altri argomenti? Gli argomenti è uno, l'alimentazione, uno è il benessere, la cura del corpo, dei capelli, del viso, l'integrazione, e l'altro è l'automassaggio. Ciao!